Sondrio ti prende per la gola è l'evento di primavera che la città propone per sabato e domenica 9 e 10 aprile. Il riferimento alla gola è duplice: le cassandre che si ammirano dalla nuova passerella e la passione per l'enogastronomia. Un progetto per lo sviluppo della città di Sondrio, partendo anche dagli eventi, anche se sappiamo che gli eventi sono solo uno delle leve con cui possiamo utilizzare per promuovere la nostra città. E lo faremo il prossimo 9 e 10 aprile con un evento di primavera. Potremo scoprire nuovi percorsi all'interno della città che ci porterà nella Sondrio di sopra, percorrerà la nuova passerella delle Cassandre, per poi ridiscendere nel centro della città. Però non si tratta di un evento fine a se stesso, perché questi percorsi rimarranno, per cui ci auguriamo che le persone che vorranno venire a Sondrio il 9 e 10 aprile, ma poi potranno tornare e riscoprire, comunque rifare questi percorsi che potranno essere utilizzati comunque fino alla stagione invernale. Il programma è ricco e articolato. Alle quattro proposte principali che si sviluppano nella Sondrio di sopra, se ne aggiungono molte altre che animeranno il centro cittadino e le piazze principali. I family tour con il giullare sono pensati per le famiglie con bambini, mentre con assaggi all'altezza si potrà vivere l'esperienza di sedersi a un tavolo sulla passerella per una degustazione a numero chiuso. La mobilità sostenibile si declinerà nei percorsi con le e-bike e con il noleggio di auto elettriche. Noi siamo partner dell'Interreg Live Lines e vogliamo promuovere un po' il mondo elettrico in questo Interreg perché appunto vogliamo incentivare anche l'uso di questi mezzi che permettono di ampliare le possibilità e la platea di persone che possono muoversi in maniera sostenibile. Questo evento è un'occasione per dire noi ci siamo, la Valtellina c'è, la zona mandamentale di Sondrio c'è. Sul turismo punto lento o elettrico, la comunità montana ci ha dato in gestione gratuita alcuni mezzi come le Violette, che sono dei mezzi per appunto più specifici per la montagna, ma ci sarà anche un M-bike e una cargo bike e saranno gestiti da noi e troveranno posto all'interno della casa provinciale dell'accessibilità di montagna, che si trova in Albosaggio accanto alla passerella bianca sul sentiero Valtellina.